Ciao ragazzi, vi starete chiedendo perché ho tirato fuori da non so dove questa maglietta? Bene, ora ve lo spiegherò molto facilmente. Mi sono chiesto dove fosse finita Stonex. Non so se vi ricordate Stonex, la notissima azienda che faceva telefoni bomba, che a un certo punto ha fatto il prodotto più innovativo dell'universo grazie all'aiuto di Facchinetti, che diciamo ha spinto molto il brand facendolo conoscere in tutta Italia. Veramente in tanti sono venuti a conoscenza di questo brand e dello Stonex One, che era il prodotto per eccellenza di Stonex, dato che gli altri dispositivi in realtà ne hanno venduti due, probabilmente ai dipendenti di Stonex. Ma detto questo, che fine ha fatto Stonex One e la stessa Stonex? Bene, vi dirò una cosa davvero interessante. Qualche mese fa mi ha contattato un'azienda cinese e mi fa: "Guarda, ho un prodotto davvero molto interessante da farti recensire." E io mi sono detto: va bene, cioè io sono qua, sono disponibile a tutto, fatemi sapere che tipo di prodotto è, mandatemelo pure, io farò la recensione. Niente, passa un mese, sapete, con le spedizioni cinesi ci vuole veramente tanto. Arriva la sorpresa, apro e cosa ci trovo dentro? Stonex One Dante. Quindi una delle edizioni di Stonex One, vi ricordate che mettevano Galileo, da hashtag Galileo, hashtag Dante? Questo è hashtag Dante. E mi ha chiesto di fare una recensione di questo prodotto perché praticamente gli sono arrivati un casino di pezzi di Stonex da sistemare, praticamente Stonex con difetti, che sono stati sistemati e sono stati rimessi in vendita dalla stessa azienda cinese, il cui link trovate in descrizione, ad un prezzo veramente interessante, perché il prezzo è intorno a 100 euro. Insomma, che fine ha fatto lo Stonex One? Come funziona oggi lo Stonex One? Prima di iniziare frontalmente a fare la recensione di questo prodotto, vi anticipo subito che dopo aver fatto un milione di aggiornamenti da 10 MB l'uno praticamente, sono arrivato all'ultimo aggiornamento disponibile per questo dispositivo, che si tratta della versione Android 5.1, quindi neanche Android 6.0 abbiamo su Stonex One. Partiamo da questo presupposto perché molti già scarteranno la possibilità di spendere 100 euro per questo prodotto già per la versione software. Tuttavia, devo dire che nel complesso non si comporta così male, ma andiamo a vedere quindi da vicino effettivamente come si comporta oggi questo Stonex One, dopo che Stonex è stata venduta ai cinesi e tutti gli Stonex che erano in circolazione sono praticamente stati dati a mandati ad aziende cinesi da vendere a prezzi veramente bassissimi. Stonex One, chi l'ha visto? Android 5.1 Lollipop, abbandonato da qualsiasi tipo di aggiornamento. Le dimensioni sono di 154x74,2x8,2 mm per 150 grammi. Il dispositivo risulta particolarmente grande, dato il display da 5.5 pollici, con risoluzione Quad HD 1440x2560 pixel, con una densità di pixel di 534 ppi. Sulla carta dovrebbe avere un display veramente sensazionale, ma poi nella pratica sicuramente, rispetto ai display di oggi, risulta leggermente con colori slavati e forse un po' troppo poco reattivo. La fotocamera posteriore è da 21 megapixel con un'apertura 2.0, flash LED, fotocamera frontale da 8 megapixel. I video in risoluzione più alta arrivano a girare in 4K, però i video, devo dire, risultano abbastanza scattosi e non troppo belli a livello di definizione. Per quanto riguarda il chipset, abbiamo un MediaTek Helio X10 MT6795, processore 2 GHz octa-core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibili con micro SD. Abbiamo tutte le bande LTE, quindi con qualsiasi tipo di operatore non avrete alcun tipo di problema, e la batteria è da 3000 mAh. Nell'utilizzo quotidiano, la batteria ci permette di raggiungere sera con un 4% residuo di batteria circa e 4 ore di display. Il vero grosso problema sarà il fatto che a ricaricarsi ci impiegherà davvero tantissimo. Stonex One si presenta con un display con risoluzione Quad HD. Abbiamo dei neri veramente brutti. I primi neri sono tutti amalgamati e non si percepisce effettivamente la scala di grigi dal nero più profondo fino al grigio
più chiaro. I bianchi invece sono resi abbastanza bene, anche se devo dire che risulta abbastanza specchiato come display, e quindi quando andiamo a inclinare, vedete, si vedono davvero tantissimi riflessi. I colori invece sono resi bene, anche se non sono particolarmente vivaci, quindi risultano leggermente slavati come qualità di colore, però riproducono fedelmente comunque tutti i colori, e quindi devo dire che a livello di display si riesce ad utilizzare bene senza particolari problemi, e si riesce a godere comunque di un'ottima risoluzione. Per quanto riguarda lo speaker di sistema, sicuramente abbiamo una buona potenza, la qualità invece è abbastanza scadente, nel senso che impasta abbastanza i medi e i bassi. Tuttavia, la posizione dello speaker è davvero una posizione infelice perché è posizionato sul retro. Quindi andiamo a vedere effettivamente come si comporta. dB, un risultato molto alto. Infatti lo speaker restituisce un ottimo feedback. Tuttavia, se utilizzato per il viva voce in macchina, purtroppo la posizione infelice in un ambiente rumoroso ci farà arrivare un suono fievole, distorto, e non riuscirete bene a capire quello che effettivamente vi dicono dall'altra parte, poiché posizionato sul retro. Mentre per ascoltare musica sulla vostra scrivania, sicuramente si comporta in maniera egregia, nonostante la qualità sicuramente non sia ai livelli di altri top di gamma. Per quanto concerne la navigazione via browser, utilizzeremo Chrome, e devo dire che funziona davvero molto molto bene. La connettività 4G LTE ci viene incontro, che ci permette di caricare le pagine in maniera molto rapida. Come potete vedere, Spazio Tech viene caricato davvero molto rapidamente, nonostante sia un sito pesante, e come potete vedere si riesce a usufruire di tutti i contenuti in maniera molto rapida. Il contrasto nero-bianco sicuramente non è dei migliori, però comunque si comporta in maniera egregia, e potrete quindi utilizzare a pieno i 5,5 pollici di display per la vostra navigazione, che risulterà comunque fluida e ben sfruttabile su questo Stone X One. Per quanto riguarda la fotocamera, sicuramente questo Stone X One scatta foto discrete, la messa a fuoco è abbastanza rapida, lo scatto invece è relativamente lento, come è davvero lento l'apertura della foto nella galleria. Però devo dire che la foto scattata risulta di buona qualità, un sensore da 21 megapixel, quindi sicuramente non il miglior sensore che possiamo trovare sul mercato. Molti megapixel, ma non si vedono. Possiamo poi scegliere tra lo scatto normale, lo scatto intelligente, lo scatto scenario, lo scatto bellezza, panorama, HDR, scatto cibo. Insomma, la fotocamera è abbastanza completa. Con uno slide andiamo nelle varie impostazioni, dove possiamo scegliere il timbro da teora, l'autoscatto, la modalità della fotocamera, quindi normale, scatto sorriso, scatto gesto, scatto touch, il suono dell'otturatore, messa a fuoco forzata, dimensione dell'immagine, dove è 21 megapixel 4 terzi o 15 megapixel 16 noni, e poi reimpostare. Per quanto riguarda poi le altre peculiarità della fotocamera, sono la fotocamera frontale, che come potete vedere scatta delle buonissime foto in questo caso. Anche qua lo scatto è abbastanza lento, e quando andiamo a scattare la foto il telefono tende a impastarsi abbastanza. Però sicuramente la fotocamera è uno degli aspetti, non dico migliori, ma che si comportano meglio su questo smartphone. Abbiamo poi la possibilità di girare video, in questo caso la qualità del video possiamo scegliere tra bassa, media e alta, e basterà poi andare a pigiare sul pulsantino rosso per far partire il video. Video invece che sono di qualità abbastanza scadente. Dal punto di vista gaming, Stone X One si comporta in maniera discreta, anche se sicuramente non è il dispositivo più adatto a questo tipo di utilizzo, appunto. Il caricamento di Real Racing, come potete vedere, è molto lento. Aumentiamo la luminosità.
Ci mette davvero tantissimo a caricare Real Racing 3, però devo dire che una volta caricato si comporta abbastanza bene. Sì, qualche volta mi è capitato di avere qualche piccolo lag durante il gioco, però devo dire che si riesce comunque ad utilizzare benissimo senza alcun tipo di problema, sempre però che riesca effettivamente a caricare il gioco. Scherzi a parte, avete visto, il gioco è stato effettivamente caricato. Ora andiamo a fare tutti i vari test essenziali. Come potete vedere abbiamo tutti i dettagli all'interno del gioco, quindi gli specchietti riprendono tutto, la ringhiera laterale non ha particolari lag in partenza e difatti si comporta in maniera molto discreta, la fluidità è ottima, non ha nessun tipo di problema. Vediamo se sul curvone avrà qualche tipo di lag, però devo dire che, come dicevo, ho riscontrato qualche piccolo lag durante il gioco assiduo, ma in questo caso, come potete vedere, non si è avuto nessun tipo di lag, quindi sicuramente dal punto di vista di gaming un dispositivo adatto, ma partite dal presupposto che la batteria si scaricherà molto rapidamente. Insomma, ragazzi, parliamoci chiaro: a 100 euro è sicuramente un buon prodotto, un buon muletto da tenere lì, magari da portare quando andiamo a fare sport estremi o comunque cose in cui portare un telefono da 800 euro potrebbe darci problemi. Io, per esempio, nell'altra tasca ho Samsung Galaxy S8, 900 euro di telefono, magari se devo andare a fare una grigliata sul fiume o ad arrampicare eviterò di portarmi S8, mi porterò magari una GoPro per fare le foto e, perché no, questo Stonex One dietro con me, che anche se cade, si ammacca, succede qualsiasi cosa, ecco, non mi metto a piangere in cinese perché ho distrutto un telefono da 900 euro, ma sicuramente Stonex One più resistente, davvero compatto dal punto di vista di costruzione, quindi un dispositivo che funziona bene. Le vere pecche sono Android 5.1, quindi partite dal presupposto che non avrete mai Android 6.0, non avrete mai Android 7.0, e questa è la vera pecca di StoneX One. La fotocamera sicuramente si comporta bene, abbiamo un buon display, una buona ricezione. L'altra nota negativissima è il tempo di ricarica, è veramente immenso, non supporta la ricarica rapida. Quando andiamo ad attaccarlo a un caricatore ci ha impiegato 5 ore a caricarsi da 0 al 100% la batteria. L'ho attaccato praticamente la sera, mi sono svegliato, sono rientrato tardi, mi sono svegliato presto e l'ho trovato non ancora al 100%, veramente scandaloso. Ci ha messo 5 ore e mezza, quasi 6 ore a caricarsi, e questa è una pecca infinita. Infatti, per chi mette in carica il telefono la sera potrebbe essere un problema. Bellissimo il colore blu dietro, blu Klimt come gli piaceva dire a DJ Francesco, però devo dire che StoneX è stata venduta ai cinesi, gli StoneX One sono in giro in aziende cinesi che li rivendono a prezzi davvero stracciati. Se siete interessati all'acquisto vi lascio il link in descrizione. Io ringrazio l'azienda che mi ha permesso di fare questa recensione. Ciao ragazzi, da Daniele per Spazio Hi-Tech.